Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati e vogliamo iniziare sempre rivolgendoci al Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ricordiamo brevemente gli ultimi Vangeli. Ecco. Ciò che è importante è dare rilevanza allo sguardo del Padre, più che a tutti gli altri sguardi che vorrebbero catturarci. E questo che cosa ci fa diventare? Ci fa diventare semplici. Perché? Perché, diceva il Vangelo di ieri, essere semplici nell'occhio, avere l'occhio semplice, cosa significa? Avere una sola ottica o modo di valutare le cose, quella che ci viene donata dallo sguardo del Padre, che vede le cose nella loro realtà di creature avvolte dalla provvidenza, che tutte mette in relazione. Adesso vogliamo ascoltare il Vangelo di oggi che insiste proprio su questa scelta, se volete, di quale sguardo per noi è quello che conta, perché siamo noi a decidere. E allora ascoltiamo dalla voce di Carlo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, o di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i ciuccioli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è, domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Nessuno può servire a due padroni. Questo inizio, diciamo,
ci fa capire che dobbiamo fare una scelta. Quando abbiamo ancora due padroni, siccome ogni padrone vuole avere il primato assoluto, quindi prima o poi uno dovrà prevalere sull'altro. Ecco, se noi abbiamo ancora due padroni, siamo nella fase in cui non abbiamo ancora deciso chi è il nostro padrone. Dobbiamo fare noi la scelta. Sarà Dio il padre o sarà la ricchezza? In fondo il nostro padrone è colui al quale noi chiediamo da mangiare. Proviamo a pensarci. E poi una riflessione sempre collegata è questa. Noi siamo tranquilli quando abbiamo i beni materiali per oggi, per domani, per un tempo abbastanza lungo, oppure ci sentiamo tranquilli quando abbiamo colui che ha creato ogni cosa e la nostra stessa vita? Questa riflessione ci fa capire anche qual è il nostro padrone. Gesù dice: non preoccupatevi. Lo dice all'inizio, alla fine di questo discorso di oggi, e in fondo, quando noi diamo alla ricchezza di essere il nostro padrone, noi saremo sempre nella preoccupazione. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo? E il corpo più del vestito? È bellissimo ascoltare le domande di Gesù. Sono domande senza fine che dovrebbero sempre alimentare la nostra riflessione. Queste domande ci fanno crescere. Che cosa vale di più? I beni materiali o colui che li crea? È chiaro, ma tante volte noi, lasciandoci prendere dal mondo, diamo la valutazione opposta a quella giusta, a quella reale. E allora ecco che Gesù ci invita a guardare, ad osservare, cioè a guardare con l'occhio attento che sa cogliere la logica che governa l'universo, che è la logica del Padre. Guardiamo. Apriamo gli occhi, sta davanti a noi. Quante volte vediamo queste cose, ma le guardiamo con uno sguardo superficiale o possessivo, uno sguardo comunque distorto, che non vede la realtà. Guardiamo con la giusta ottica. Ecco allora, guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Ma non vedete che il Padre c'è? Il Padre sta facendo, sta nutrendo queste creature. Certo, loro vanno in cerca, fanno il loro lavoro, giustamente. Ma è un lavoro che è coordinato con quello che fa il Padre. Il Padre vostro celeste li sta nutrendo. Ma voi non vi accorgete? Ebbene, se avete visto questo, fate un salto. Non valete forse più di loro? Ma se il Padre fa questo per loro, noi uomini che valiamo di più, cosa non farà per noi? Ma non ci pensate mica a queste cose? Pensiamo ad accumulare per avere sicurezza, ma dai, ma chi per quanto si preoccupi riuscirà mai ad allungare anche di un secondo la propria vita?
Guardate le cose per quello che sono. E poi secondo aspetto, quello del vestito. E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate. Osservate. Aprite gli occhi. Come crescono i gigli del campo? Questi addirittura neanche faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, provate a ragionare oltre che a guardare. Ci avete l'intelligenza? Se Dio veste così l'erba del campo, cioè il Padre veste l'erba del campo, non è romanticismo, è la realtà agli occhi aperti. Sul mondo, il Padre veste l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, ma allora non farà molto di più per voi. E allora ecco, Gesù ci dà anche un bel titolo perché ci svegliamo fuori. Non farà molto di più per voi, gente di poca fede, ma vi rendete conto? Non credete. Non credete al Padre. Non credete all'amore del Padre, non credete che il Padre governa l'universo con il suo amore. Ed ecco allora il dunque, cioè tira le conclusioni, dunque non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. E allora deve fare tutto lui, alt, non interpretate in maniera così, semplicistica. No. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. E vi sembra poco? Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ma la prima, se volete chiamarla preoccupazione, deve essere la ricerca del Padre. Il primo pane veramente necessario, quotidianamente necessario, è avere il Padre. Ma il Padre è colui che crea ogni cosa, rendiamoci conto, non è un accessorio. Il primo pane è avere il Padre. E che ognuno possa conoscere che è il Padre il vero pane di cui ha bisogno. Chi lo sa questo? A volte non lo sappiamo neanche noi. Non ci rendiamo conto neanche noi. Questa è la giustizia di Dio. E che è veramente giusta perché questo pane è disponibile per tutti. Io sono il Signore Dio tuo. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Chi ha il Padre si contenta del necessario. La sua vera ricchezza, infatti, è il Padre. E quindi capiamo bene, dacci oggi il nostro pane quotidiano con questo Vangelo. Ecco, ricordo quello che dicevo prima, che cercare il regno di Dio e la sua giustizia non è stare lì a riposare, ma è beati gli operatori di pace. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, beati i perseguitati a causa di Gesù e del Vangelo. Sono molto operativi, eh. Però questa operatività non è rivolta a se stessi, ad accumulare beni per se stessi, ma è rivolta al Padre e ai fratelli che il Padre ci dona.
Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Ecco, prima riflettendo insieme con i miei amici, dicevamo di dire anche questo messaggio, poi alla fine, quando sei nel mondo, come fai a conservare questo stare con il Padre? Ecco, una immagine che ho detto anche nei giorni scorsi che ci può aiutare è questa. Essere nel mondo conservando lo sguardo del Padre. Cioè, che cosa voglio dire? In mezzo ai mille sguardi che ti arrivano, che vogliono rapirti, catturarti, dare rilevanza, e questa è una scelta, dare rilevanza allo sguardo del Padre, conservare su di noi, ecco, questo sguardo di papà che ci accompagna e ci fa sentire quello che è giusto, quello che è buono, quello che, ecco, quello che sarà sempre nel cuore nostro, grazie a Lui. E quindi se ascolteremo il cuore in questo sguardo del Padre, non potremo fare se non la giustizia del Regno di Dio. Il Signore sia con voi. E col tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.